avevo cominciato a scrivere dopo la prigionia perché non potevo farne a meno, avevo bisogno di scrivere. Ma scritto il primo libro, ho chiuso bottega, la bottega dello scrittore, e mi sono messo seriamente alla professione di chimico. Adesso, pensionato come chimico, il secondo mestiere è passato in primo piano. E mi posso definire scrittore adesso, scrittore a tempo pieno. Non vuol dire che scrivo tutto il giorno, vuol dire che non faccio altro se non scrivere. Prima avevo rifiutato, senza sdegno naturalmente, ma rifiutato per umiltà la qualifica di scrittore. Dicevo, no, io non sono uno scrittore, sono uno che ha scritto dei libri, ma faccio il chimico in fabbrica. Il mio mestiere è questo, il mio mestiere è diurno. Lo scrivere è un mestiere notturno, è un non mestiere, è un riposo, è come andare in ferie. Anzi, scrivevo durante le ferie, era il mio modo di fare le ferie. Primo Levi cominciò a lavorare come chimico subito dopo il ritorno dal lager. Nel 1948 entrò nell'azienda in cui sarebbe rimasto fino al pensionamento, che sarebbe avvenuto nel 75. La mansione che si era scelto per lui, la più frequente, la più importante, era quella di chimico, di tecnico, di studioso, tutto questo così, meno quelle altre che competono anche un direttore generale, si dedicava meno a mansioni come quella della contabilità, non le avrebbe comunque curate direttamente lui, ma insomma quello che riguardava i contatti con i clienti, la contabilità, tutte queste cose lui le seguiva. Per quanto era necessario, ma lì era più congeniale il lavoro di chimico e quando poteva si metteva il camice e lavorava, oppure girava per l'azienda. Amava anche la produzione, cioè seguire la produzione. Lui ha fatto molto, ha costruito anche degli impianti, ha studiato degli impianti per la produzione che hanno funzionato e poi la seguiva. Tutto quello che è la mansione di un chimico lui piaceva. Un chimico è allenato a identificare le sostanze dal loro odore. E allora, come adesso, l'ingresso in Polonia, nelle città polacche perlomeno, è segnato da due odori specifici che non ci sono in Italia, che sono l'odore del malto tostato e l'odore acido del carbone che brucia. Questo è un paese minerario, il carbone c'è dappertutto, anche molti riscaldamenti privati funzionano a carbone. E questo nelle mezze stagioni, in inverno, spande nell'aria un odore che non è pure un odore tanto cattivo, è un odore acido del carbone che brucia, ma per noi, per me perlomeno, questo è l'odore del lager. I found in chemistry, already in liceo, a little before the university, something sound, a sound soil on to walk, something demonstrable. Not only chemistry, mathematics too, or physics. You could demonstrate with theory or with experiment, the statements of your books. It was not like this in story or Italian literature, which was completely distorted. And so this is the reason why I chose to be a chemist. I felt a clean smell. It is not a paradox in chemistry. On the contrary, I felt a foul smell in story or philosophy as taught us in fancy schools. Un chimico, secondo la definizione classica, è un trasmutatore di materia, è un discendente degli alchimisti che trasmutavano o pretendevano di trasmutare il piombo in oro. Il chimico di oggi, beh, qualche volta lo fa ancora, se è un chimico nucleare, trasmuta effettivamente un elemento in un altro. Più modestamente trasmuta, che so io, la cellulosa in carta, la barbabietola in zucchero, i pigmenti in vernici e così via. Però devo dire questo, oggi nella carriera del chimico, come in molte altre carriere, 9 volte su 10 la scienza declina sulla tecnologia e la tecnologia declina sulla burocrazia. Direi che appunto, 9 volte su 10 il chimico è un funzionario, se non addirittura un burocrate, e una volta su 10 è un ricercatore. Per Primo Levi, comunque, tra il mestiere di chimico e quello di scrittore, il nesso era sottile e andava in entrambe le direzioni.
Del resto non è detto che l'aver trascorso più di 30 anni nel mestiere di cucire insieme lunghe molecole presumibilmente utili al prossimo e nel mestiere parallelo di convincere il prossimo che le mie molecole gli erano effettivamente utili non insegni nulla sul modo di cucire insieme parole e idee o sulle proprietà generali e speciali dei tuoi colleghi. There's still another game to play, and life is beautiful that way.